Ciao ragazze, allora perdonate sempre la luce, però sempre lo stesso giorno è. Sto cercando di fare più video per averli poi pronti. Comunque questo sarà il video tag sulle mie cover per l'iPhone, visto che mi è stato richiesto da moltissimi di voi, sia sotto il video tag Everything on my phone, sia su Facebook, sulla pagina Facebook. Allora ho pensato di fare questo video. E niente, io spero veramente tantissimo che vi piaccia. Una passione per le cover per l'iPhone, mi piace moltissimo. Ricordo più o meno di tutte prezzo e luogo dove le ho comprate. Non penso che tutte queste cover le troviate ovunque, insomma, perché le ho comprate dai cinesi, però non tutti i cinesi hanno le stesse cose. Comunque io ve le faccio vedere, se trovate delle cose simili mi fa piacere, se vi piacciono, insomma. Allora, iniziamo subito. La prima, vi faccio vedere quella che ha il mio telefono adesso. Non mi piace cambiarle molto molto spesso. In genere, se mi piace una cover, la posso tenere anche per alcuni mesi. Questa ce l'ho da luglio, metà luglio. Anzi, no, inizio agosto, perché l'ho comprata in Inghilterra, appunto, da Accessorize questa. Secondo me, questa cover di Accessorize ha lo stesso principio degli accessori di Accessorize, ovvero il prodotto non vale i soldi che spendete, perché questa cover, per esempio, si sta già tutta spellando, vedete qua, è tutta bianca. Non tantissimo per carità, però si sta spellando un po'. E l'ho pagata praticamente 15 euro, 14 euro, che non è poco. Quindi io sinceramente, a meno che non vi innamoriate del disegno come me, oppure che appunto non siete in Inghilterra o in America dove le cose costano un po' meno e quindi conviene, non vi consiglio di comprarla. Questa cover qua, che non le dareste 50 centesimi perché è tutta cartocciabile, ma vi assicuro che la gomma di questa cover è molto resistente perché l'ho usata per diverso tempo quest'estate. Questa qui l'ho comprata a Milano quando sono andata da mia cugina, la mia adorabile cugina, che non so se mi sta guardando perché non so se lei sa di YouTube, però intanto ti saluto lo stesso. Ciao Ele. E Ele, vabbè insomma. Possiamo fare. Questa cover l'ho comprata in un negozio a tutto un euro, però l'ho pagata 4 euro, quindi principio di tutto un euro io non l'ho mai capito. Comunque l'ho pagata 4 euro, quindi oggettivamente relativamente poco, gli avverbi. Ed è molto carina perché c'è scritto chocolate qua dietro, vedete, sembra veramente una tavoletta di cioccolato e poi rimane così squadrata. E quindi sembra veramente che questo telefono sia una tavoletta di cioccolato, quindi molto, molto carina. Era resistente, molto resistente. Solo che un difetto che ha questa cover è che questi tasselli, come si dicono, i quadratini della tavoletta, sono abbastanza alti, anche se sono di gomma morbida. Quindi non vi entra in tasca il telefono in pratica con questa cover perché è troppo alto. Però oggettivamente è molto, molto carina. La prossima cover, l'ultima morbida che ho da farvi vedere, anche se in realtà sarebbe la penultima perché me ne manca una, comunque, è questa. Questa qui. Questa è stata la seconda cover che ho comprato per sostituire l'altra, che non ho da mostrarvi giustamente, perché ne volevo una morbida, un po' più facile da rimuovere, perché io mi diverto tanto a fare metti leva, e con le cover rigide non lo potrei mai fare perché le romperei. Quindi ho comprato questa che è molto carina, di un blu normalissimo, però è molto particolare perché, se potete vedere all'interno, ha una trama molto particolare. Vedete così. Questa l'ho presa dai cinesi, l'ho pagata 2,50 euro se non erro. E ha questa fantasia, vedete, trasparentina. E ha questa fantasia così, quindi si intravede la mela della Apple. Ed è molto carina. Molto molto. La prima, quelle rigide che ho comprato, che purtroppo è tutta rovinata, graffiata, però spesso la metto perché mi piace molto, è questa, sempre presa dai cinesi per 3 euro, ed è, vedete, tutta graffiata purtroppo, ed è veramente bella. È nera semplice con tutte queste farfalline, queste decorazioni argentate. Questa secondo me è una delle cover più belle che ho. Mi piace molto, piace moltissimo anche alle mie amiche. Mi piace molto, molto carina. Poi secondo me sull'iPhone nero sta molto bene, ma penso che stia bene anche su quello bianco. L'ho pagata veramente poco e devo dire che avevo paura che si rompesse, tipo quando la levo magari qua, perché comunque l'ho pagata molto poco. Invece è parecchio resistente, si è un po' graffiata, però sempre meglio graffiata qua che graffiato il vetro. Quindi comunque mi piace molto, molto molto. Quindi anche se è graffiata la metto spesso.
Prossima cover, questa invece comprata a una bancarella per strada da un ragazzo africano. È questa, anche questa purtroppo si è rotta, si è alzata questa parte, però non si è tutta staccata, è solo fatto un taglietto, quindi non è rottissima. E questa mi piace moltissimo, molto molto molto. È viola, tutta bucherellata. Mi piace tantissimo, infatti questa probabilmente rimetterò questa quando leverò quella di Accessories perché mi piace tantissimo. E poi questa cover ha una storiella dietro, io sono molto legata a questa cover perché è una sciocchezza, eh. Praticamente io cioè qualche mese fa ho rotto il vetro dell'iPhone, l'ho fatto cascare di faccia dalla libreria, cioè è cascato durante la notte, non so come ha fatto, ho dato un calcio, è cascato dalla libreria e si è spaccato il vetro, proprio ho fatto un'esplosione qua in mezzo. Il telefono funzionava ancora, però cadevano schegge, quindi non potevo tenerlo all'orecchio, allora l'ho sostituito, non è costato poco. E praticamente mentre aspettavo, siccome ho aspettato 10 giorni perché i tipi del vetro non trovavano il vetro e quindi mi hanno fatto aspettare più di una settimana, io ho comprato questa cover per raccogliere di ritorno, quindi è tornato il mio telefono e io gli ho messo la cover nuova, quindi questa è la piccola storiella. Ok, I'm such a loser. Poi le ultime tre cover che vi faccio vedere sono state un acquisto pazzo, nel senso che le ho comprate tutte e tre insieme, pagate 5 euro l'una dai cinesi. Praticamente ho utilizzato quasi tutta la mia paghetta in queste tre cover, però avevo veramente voglia di comprarle e quindi niente. Una di queste è particolarmente truzza, secondo me, però insomma, era la mia amica che era lì con me, mi è piaciuta moltissimo, quindi magari a voi non piace, però ok. La prima è questa, che è veramente fighissima, e la cosa figa di questa è che ha queste ali che si possono staccare. E quindi potete appoggiare il telefono così, per esempio, e guardare un video. Noi ragazze potremmo usarlo per questo scopo. O comunque, niente, è figa, molto. Questa non l'ho mai messa, però. Però è figa, molto figa. Poi, quella dopo, è questa. No, Giulia, per favore. È questa, che ha la bandiera inglese, normalissima. Sono andate molto di moda, insomma, le cover con la bandiera inglese e io all'inizio non volevo prenderla perché non mi va di far credere alle persone che io sono quella, yeah, va di moda, mi metto la cover che va di moda. Però mi piaceva talmente tanto che ho deciso di metterla. Io dovrei parlare in questo modo per non perdermi. Ho deciso di comprarla e l'ho usata inizio giugno. Molto carina questa. E l'ultima, che secondo me è un po' truzza, è questa. Sì, è la banconota da 500 euro. Allora, secondo me è molto truzza questa cover. Però a me è piaciuta moltissimo quando l'ho vista e allora l'ho presa. Però secondo me è un po' truzza. Fatemi sapere cosa ne pensate. Va bene ragazzi, quindi queste erano tutte le mie cover. Io penso di aver parlato troppo, troppissimo. Quindi nulla, vi mando un grossissimo bacio. E grazie per aver visto il video. Ciao ragazze!